sia che è veloce non solo nella piscina ma anche in macchina, perché è riuscita a recuperare un imprevisto e arrivare puntualissimo. E Francesco Zazzana, che l'accompagnerà un po' in questo dialogo con voi. E l'essenziale invisibile agli occhi, questo è un po' il titolo che, tratto dal Piccolo Principe, è stato scelto per l'intervento di Cecilia, che ci accompagnerà un po' nello scoprire che il bello che passa attraverso i sensi, attraverso il nostro corpo, attraverso l'esperienza anche dello sport, ci conduce davvero verso il bello, e non è scontato, e non si ferma solo al dato fisico, ma va reinterpretato e vissuto da noi. Cecilia, lo sapete tutti, è una campionessa olimpica, europea, mondiale, di stile, di dorso e anche della vita, dello studio, perché se non sbaglio ti sei laureata da poco, giusto, in psicologia? E sei già psicologa, quindi state attenti a quello che le direte, perché potrà essere usato contro di voi. Quindi vi ringrazio ancora, vi ricordo che avete trovato sulla sedia una cartolina che vi chiediamo di compilare e poi di riconsegnare all'info point, perché voi potrete vincere la fantastica maglietta del festival, e per noi diventa un importante feedback un po' su questi giorni. Non rubo altro tempo e cedo la parola a Cecilia e Francesco. Grazie a tutti. Cercare di
capire da dove arriva la mia riflessione di oggi, racconto un po' quella che è la mia storia in un piccolo riassunto. Io ho 26 anni, sono nata nel 92 e ho nuotato per 16 anni, ho fatto l'agonista e di nuoto, ho cominciato nel 2003, prima di questo esordio comunque. Ero una bimba che piaceva fare sport, mi piaceva muoversi, ha fatto le scuole elementari e quando ho cominciato le medie non avevo assolutamente idea di cosa fosse effettivamente diventare una campionessa, me ne sono accorta dopo di cosa avrebbe significato. Ho cominciato l'agonismo appunto in prima media, ho cominciato a nuotare tutti i giorni, tutti i pomeriggi e alle superiori l'attività si è intensificata e tant'è che già in seconda superiore ho ricevuto la convocazione per le Paralimpiadi di Pechino, quello del 2008. Fino a 6 mesi prima di partire non ci credevo, nel senso che ho detto no, ma sicuramente è un The Truman Show all'ennesima potenza, non è assolutamente mia questa cosa. Poi è arrivato il biglietto per andare in Cina, per l'orario e anche l'aeroporto di partenza, ho detto ok, sono tutte cose reali, quindi forse sono io. E è stata un'esperienza molto molto significativa per me, perché oltre ad aver portato a casa già 2 medaglie d'argento nello stile libero, nei 50-100 metri, comunque è stato quello stimolo che mi ha fatto andare avanti. 4 anni dopo è arrivata a Londra, in cui ho portato all'Italia 2 medaglie d'oro e 2 di bronzo, e nel 2016 sono stata anche a Rio, e anche lì è arrivato un argento che ha, diciamo, segnato la mia 7ª medaglia olimpica e che ha, insomma, mi ha fatto capire che da lì a poco sarebbe cambiato qualcosa. Nel frattempo non ho solo nuotato, ma ho studiato, mi sono laureata in psicologia l'anno scorso, ho fatto tutto ciò che c'era da fare per completare l'iter e 3 settimane fa sono diventata psicologa, quindi insomma questo 2018 è un anno di svolta, è un anno particolare che segna la, diciamo, però la trasformazione della mia attività agonistica in acqua in qualcosa di diverso, perché per me fare la psicologa significa viverlo come mestiere, quindi purtroppo, essendo una persona unica, non ho tutto questo limite, questo spazio di energia e di tempo per fare sia l'agonista che la psicologa, quindi ho scelto questa strada, perché a volte nella vita è anche bello scegliere, è bello determinarsi per avere energie da spendere in un campo, e quindi ho tra virgolette appeso il costume da gara al chiodo, ma è un chiodo che comunque è nella mia stanza, quindi è vicino a me, sicuramente non me lo dimentico, e porto la mia esperienza da sportiva in un ambito più ampio, ecco, questo è. E in sintesi più o meno ho raccontato alcune cose, ma con Francesco avremo modo di esplorare ancora meglio. Mi piace molto che hai usato la parola ho scelto e non ho rinunciato, e questo credo che sia anche la serenità con la quale poi si segue il proprio percorso e cammino, ecco, cammino di vita. Cecilia ha dato e continua a dare, perché ovviamente con questi incontri, con tante attività pubbliche che fa, è veramente è un bene prezioso per l'Italia. Io faccio un piccolo appunto, ma lo dico da uomo di sport, perché da anni sono tra i fautori di fare le Olimpiadi insieme, cioè le Olimpiadi con le Paralimpiadi, e c'è nel mondo si sta creando questa, io scusate l'espressione, rompo parecchio le scatole su questa cosa, perché è vero che gli atleti, Cecilia è testimone, poi gareggiano dove hanno gareggiato i grandi campioni, eccetera. Però secondo me la strada dovrebbe essere quella di poter gareggiare nello stesso momento. Chissà che un giorno non si arrivi a questa opportunità per tutti, perché comunque anche soprattutto alle Olimpiadi di Londra c'è stata una grande copertura mediatica, abbiamo potuto vedere Cecilia in diretta dal vivo con grande ascolti, con grande audience, quindi lo sport paralimpico è diventato di grande attenzione.
c'è grandissima qualità. Volevo sapere a te questa opinione, cosa ne pensi tu della possibilità che si sia giusto effettivamente poter gareggiare tutti insieme, per quanto ci sono delle discipline che hanno ovviamente delle particolarità che bisogna attrezzare gli spazi in una determinata maniera. Ma per rimanere in tema, sarebbe bello, proprio sarebbe quello che molta gente, neanche io mi auguro, diciamo che più che altro i limiti sono sono barriere culturali più che di spazio, perché ok, sarebbe il significato di raddoppiare il numero degli atleti presenti a una manifestazione, sì, invece di chiamarle Olimpiadi e Paralimpiadi facciamo un'Olimpiade unica e ci sono gli atleti che fanno il nuoto e il paranuoto, insomma, non so come chiamarlo in italiano, si chiama paraswimming in inglese, paranuoto non è proprio bello, ecco appunto. Però insomma, pensare che gli atleti sono tutti uguali, poi magari fanno le cose in modo diverso, perché non possiamo pretendere che chi non vede gareggia con chi ci vede o chi non ha le gambe salti come chi ce le ha, quindi magari sono le modalità che sono diverse, ma lo spirito olimpico comunque è lo stesso, quindi mi auguro che prima o poi le cose possano cambiare. Sì, proprio siamo in perfetta sintonia su questa mia, come dire, voglia di riuscire o comunque sensibilizzare il mondo sportivo a far sì che possano veramente trovarsi delle soluzioni perché si possa fare un'Olimpiade unica, come diceva Cecilia adesso. Lo sport è bellezza, c'è la bellezza della vittoria, ma secondo te, perché hai avuto anche qualche sconfitta come lo sport, purtroppo è anche dietro l'angolo. Qual è la differenza della bellezza della vittoria e non mi sento di chiamarla bellezza della sconfitta? Io ti faccio un esempio personale. Io quando gareggiavo ho fatto qualche piccolo campionato italiano, un paio di vinti nei 100 e 200 rana, se arrivavo primo e terzo ero felice, se arrivavo secondo no, perché non avevo vinto, e arriva secondo. È una bellissima domanda, appunto, questo bello qua secondo me esauriremo tutte le parole bello dentro mezzogiorno. Ok, la bellezza della vittoria riusciamo tutti a immaginarla, siamo al settimo cielo, gira tutto il mondo intorno come una giostra, c'è una medaglia d'oro, c'è l'inno d'Italia, ma c'è anche una medaglia d'argento, c'è il podio, insomma, c'è dire ho vinto. Quando ci sono quelle situazioni che sono capitate anche a me, per cui magari per un centesimo di secondo sei giù dal podio, sei fuori da una finale, vieni squalificato per un'unghia che sta fuori posto, oppure non lo so, arrivi ultimo perché dopo giorni e giorni di allenamento, quel giorno ti viene la febbre al 40, stai male, oppure gli altri sono semplicemente andati più forti di te. Ci sono situazioni di questo tipo che lì per lì quando esci dalla gara dici oh che bello, quanto sono felice che ho perso. No, assolutamente. È una bellezza un po' più nascosta e che va cercata. Non va cercata però sì, la cerco 5 minuti, non la trovo bene. E ci vuole un po' d'aiuto, non la si trova da soli subito. Ci vuole un allenatore che sappia dove portarti, perché un allenatore che se una gara va male ti insulta e ti porta a casa e ti lascia lì, non è un allenatore che ti aiuta a trovare la bellezza. Io per fortuna ho avuto con me allenatori che mi hanno aiutato a trovare questa, tra virgolette, bellezza nella sconfitta. È quella consapevolezza che anche se cadi, anche se quella volta non va bene, non è l'ultima della tua vita e soprattutto non è quella che ti forma come persona, cioè noi siamo persone al di là delle nostre vittorie, al di là delle nostre sconfitte. E se le vittorie ci insegnano che stiamo andando bene, anche la sconfitta ha un messaggio nascosto, sì. Forse hai sbagliato questa cosa, forse i tuoi avversari oggi sono andati più forte, ma in quello che hai sbagliato trovi la forza per continuare e la bellezza secondo me sta lì, in quel capovolgere un po' quella che è la rabbia del momento per creare una forza positiva che ti porti ancora a migliorare o a capire qual è la tua direzione. È una bellezza un po' particolare che va allenata, è un po' questione di allenamento anche in questo. Non ci sono mica riuscita subito, io le belle volte che andavo a casa buttando la borsa e dicevo no basta, io da domani mi dedico a, non lo so, a un altro sport, a caso, ping pong. E invece poi col tempo, perché è una cosa che viene col tempo, non è un
il rapporto, tu hai parlato di avversari, il rapporto con le tue colleghe avversari, spesso soprattutto all'inizio delle Olimpiadi, un po' i giornali, come dire, cercavano di creare il caso, magari attribuendo di qualche cosa, sì, perché quello è forte adesso, insomma, anche con linguaggi proprio da abbastanza cattivelli, insomma, invece volevo sapere se questo rapporto con gli avversari era di grande rispetto, ma soprattutto anche il rapporto che gli avversari avevano nei tuoi confronti. E allora, dipende dal momento, perché nello spirito olimpico comunque c'è questa sensazione di dire siamo tutte atlete che ci siamo impegnate al massimo per arrivare qui. Si suppone in maniera legale e rispettosa appunto della persona, del fisico e di tutto quanto. Ovvio che sono presupposti questi e si spera sempre che sia così. E in quel momento che cosa succede? Siamo tutte lì per una cosa sola, cioè portarci a casa qualche bel premio, però siamo 8 e siamo praticamente tutte vicine allo stesso modo all'obiettivo. Che cos'è che rende un atleta in quel momento vincente o perdente? È qualcosa che nell'attimo della prestazione dice ok, io sono superiore a te in questo momento, in questo attimo, però appunto si parla sempre di prestazione, non si parla di persone, non si parla di gente che magari negli spogliatoi dopo si mette a prendere in giro gli altri perché tu sei arrivato ultimo, mentre io sono andato, guarda che bella medaglia che ho, mentre tu non hai vinto un bel niente, vai a casa. E no, questo non c'è, perché appunto la gara parte dal rispetto, parte dal fatto che le persone comunque prima di essere atleti sono appunto persone, quindi se non c'è rispetto non c'è neanche sport, secondo me. E poi sì, durante le gare, ovviamente prima di entrare in vasca magari non si chiacchiera di come si sta, di cosa si fa, però dopo io con alcune avversarie ho avuto modo di conoscerle meglio e ho scoperto che c'è una psicologa neozelandese della mia età, quindi comunque abbiamo condiviso tanto. Io quando nuotavo, quando mi allenavo da piccolino, mi era arrivata una stranissima sensazione un giorno mentre nuotavo, credevo di volare, perché l'acqua non è un elemento del nuovo. E c'è stato questo momento in cui ho detto io sto volando, perché non stavo né camminando né correndo. Volevo sapere se anche tu hai avuto qualche volta questa sensazione di volare. Sì, secondo me è proprio la bellezza del nuoto. Ci volevo arrivare perché appunto riflettevo un po' su questo per ragionare poi di altro. L'acqua sì, non è proprio un elemento per cui siamo fatti, anche se più volte nella mia vita ho desiderato avere le branchie, così non dovevo neanche fare la respirazione, che la sbaglio sempre, ma se avessi le branchie sarebbe meglio. Effettivamente per chi arriva a nuotare senza pensarci troppo c'è questo senso di leggerezza. Io lo provo sempre quando entro in acqua e dico ok, adesso scarico un po' di peso, ecco, non solo un po' di peso fisico, ma anche un po' di peso mentale, perché l'acqua ci fa perdere un po' di peso, perché siamo meno in acqua, e questo mi dà veramente sì, la sensazione quasi di volare, non saprei, però sicuramente di non essere, come dici tu, né star camminando né star correndo, comunque che quello che mi mantiene legata con i piedi per terra sia un po' sospeso, ecco, quindi di poter pensare a qualcosa che non è proprio fra gli schemi. Poi precisiamo che nel nuoto, quando ci sia vera pressione, si suda tantissimo, sì. Solo che... Però se in acqua non te ne accorgi, però si suda, si fa fatica, è una cosa bestiale, sì. Assolutamente. Ma questo lo dico sempre, che c'è in acqua, no, si suda, no, no, vai, no, anzi. Sembra di no. Rispetto agli allenamenti, il nuoto è comunque uno sport solitario, per quanto tu, cioè l'unico momento veramente, come dire, più dinamico è la staffetta, quando in gara si fa la staffetta, però sia la competizione che soprattutto gli allenamenti, per quanto sei in corsia con i tuoi compagni, con le tue compagne, però c'è un talvolta c'è anche un grande senso di solitudine. Volevo chiederti se è una sensazione che hai provato. Sì, la solitudine c'è,
ce n'è tanta, soprattutto quando ti dicono bene, adesso vai 3 km così, vai. E io come faccio a tenermi compagnia con 3 km? Mentre faccio avanti e indietro per questa vasca, che a momenti mi sembra di essere un tonno, che faccio avanti e indietro, avanti di questa vasca noiosissima che non finisce più. È bello crearsi una squadra fuori, bisogna stare molto molto attenti a crearsi quella che è una squadra e a creare una squadra di atleti che se no sarebbero tutti nella loro bolla, appunto, per quanto riguarda l'acqua, sarebbero tutti un po' persi nei loro pensieri. C'è la tendenza del nuotatore un pochettino a perdersi fra le nuvole, il vero nuotatore è anche quello che un pochettino ci prova con un po' di piacere a stare un po' fra i suoi pensieri, a vagare, infatti è bello anche proprio perdersi un po' e cercare in questo momento in cui magari il movimento è ripetitivo un po' di solitudine per creare qualcosa di nuovo. Ovvio che si è soli anche nella fatica. Quando arriva la fatica sei da solo e quindi la bellezza è proprio riuscire a trovare da soli il modo di uscirne e come lo trovi stando con gli altri, però al momento sei da solo, un bel controsenso. E impari a portare con te, anche se non sono lì fisicamente, le persone che ti vogliono bene e in quel momento scopri, anche se non sono lì con te, che tanto tanto solo non sei più. Quando tu accennavi adesso devi fare 1500 metri, una vasca 25, sono 60 vasche, oltre a contarle... Gira un po' la testa. Gira un po' la testa, però magari io per esempio cantavo mentre nuotavo, oppure... pensavo compiti, cosa devi mangiare stasera, ti ripassi mentalmente tutto l'album di un cantante a caso, nel mio caso Neck, ti canti tutto quanto, pensi alle gare dove ti fai film, il bello è quando sono belli questi film, quando ti parte il film brutto, mamma mia, come nuotare all'indietro, come nuotare all'indietro. Qual era, soprattutto nel momento di più forte agonismo alla preparazione alle Olimpiadi oppure a grandi avvenimenti come europei eccetera, qual era la tua giornata tipo? Prima di Londra mi alzavo, facciamo 6 e mezza del mattino, una bella colazione d'atleta, tutta bella misurata con tutte le quantità, le cose precise che mi ha dato un nutrizionista, quindi non si sgarra neanche un pochettino. Allenamento alle 8, quindi un'oretta di tre quarti d'un'oretta di riscaldamento fuori, quindi esercizio a corpo libero, due ore e un quarto di acqua con l'allenatore che dà il meglio di sé nelle correzioni, nelle urla, insomma è un bel allenamento lungo, pranzo, eventuale fisioterapia se in quel momento ti sogni un po' di avere dei dolori da qualche parte, cioè quasi sempre. E alle 4 del pomeriggio secondo allenamento che potrebbe essere a scelta o di palestra o di nuoto, tutto questo per tutti i giorni della settimana. La domenica un allenamento solo, evviva! E questo per 10-11 mesi prima dell'evento X. È una bella faticata. La giornata tipo si conclude ovviamente con la cena e il divano barra letto molto presto, perché durante la giornata comunque la fatica fisica è stata tanta. Prima parlavi di scelte, io ti parlo di rinunce, perché effettivamente ci sta veramente poco del resto. Io portavo avanti gli studi perché da seduta riuscivo a leggere, a studiare magari, però quando magari gli amici ti chiamano dai c'è quella festa, cominciamo alle 11, finiamo alle 3, o se mi alzo a fuoco, quindi purtroppo chi mi conosce ha dovuto portare pazienza per qualche anno, perché è stato un po' quasi un ereditaggio che però ha portato i suoi frutti. Portato i suoi frutti anche perché Cecilia è una ragazza dotata di grandissimo carattere, un carattere forte, determinato e ha certamente meritato tutto quello che sportivamente ha dato a se stessa, ma ha dato anche all'Italia. E siccome poi dopo volevo lasciare la parola al pubblico, assolutamente, anzi lo interroghiamo il pubblico, se non sei preparato lo scopriamo subito. Però siccome sei una psicologa, vediamo se i tuoi genitori hanno speso bene i loro soldi. Per fortuna che non ci sono.
Volevo che tu appunto approfondissi da un punto di vista veramente psicologico il canone della bellezza. Tu anche nell'incipit di questo incontro hai detto che la bellezza passa attraverso molteplici canali. Sì. Io parto da un esempio, mi aiuto con qualcosa di concreto che mi è successo poco tempo fa. Ero in Irlanda da primo ed era appena finita la mia ultima gara, 100 metri stile libero, 18 agosto 2018. Questo è il termine, sono quasi una lapide della mia carriera sportiva. E ero praticamente poco prima di salire sul podio. Eravamo sedute, io e le mie due amiche barra avversarie di gara, sono arrivata terza io, che stavamo attendendo il messaggio di dire ok, adesso salite sul podio, facciamo l'alzata delle bandiere, c'è l'inno olandese, perché ha vinto l'olandese, poi dopo tutti a casa. E prima di salire sul podio ho detto però io le devo dire a queste due ragazze che smetto, cioè non è che poi l'anno prossimo non mi trovano più, le voglio salutare. Nel mio inglese più, cioè quello migliore possibile, cioè quasi niente, perché nel momento dell'emozione comunque proprio non usciva una parola, ho cercato di farmi capire che effettivamente avrei smesso. Stavo mezza piangendo, mezza di qua, mezza di là, quindi insomma hanno capito comunque che stavo smettendo. E ok, mi hanno detto ci dispiace, insomma, chissà se poi mi dispiaceva davvero in quel momento, non lo so, però una sembrava veramente commossa. Fatto sta che siamo salite sul podio, cerimonia di premiazione, riceviamo le medaglie, c'è l'inno, e prima di scendere si dovevano fare delle foto di rito in cui ci si avvicinava tutte e tre insieme, si faceva sta foto che si scendeva. Al momento di fare questa foto in realtà è successa un'altra cosa. Si sono messe d'accordo loro due e ci siamo date un abbraccio, ma un abbraccio vero, non è che avevamo le mani sulle spalle l'una attaccata all'altra, ok, facciamo la foto, sorridiamo, che siamo a posto, via. E ho ricevuto uno degli abbracci più belli della mia vita, perché erano due atlete che in quel momento mi dicevano ciao, cioè ci dispiace che tu smetta, ci mancherai, perché tra avversari comunque ci si affeziona, anche se va più forte di te quella lì, comunque è uno stimolo, è qualcosa, è una persona che vuole incontrare solo per capire in quell'anno lì cosa ha combinato a casa sua, come sta, e magari ti fanno qualche pettegolezzo se sei diventata quasi amica di questa persona. E quindi in quel momento ho percepito e ho pensato wow, che bello. Allora ho detto no, questo me lo fermo, faccio la foto di questo momento, una foto mentale, e lo voglio portare al Festival Francescano, perché secondo me la bellezza sta lì. Io quelle atlete prima di quel momento le ho conosciute come Marina, come Lisette, come 1 minuto e 5 nei 100 stile, 1 minuto e 7, 1 minuto e 8, ok, sei alto 1,70 m, pesi 65 kg, percorri la vasca in 50 secondi, io però in quel momento non ho conosciuto le atlete, ho conosciuto proprio le persone, come dicevo prima, in quell'abbraccio, in quelle braccia che prima erano braccia che nuotavano, che praticamente se ci fossi finita sotto mi avrebbero tritata, credo, e in quel momento erano braccia che invece abbracciavano. E ho sentito che era quello veramente il momento bello. Al di là delle medaglie che avevamo vinto, era proprio un momento che mi ha emozionata e che ho sentito veramente lì passare qualcosa. E allora mi collego a che cos'è la bellezza in modo psicologico. Noi abbiamo 5 sensi, io ne ho 4, ok, 5 sensi, facciamo così. E ogni senso percepisce qualcosa. Attraverso gli occhi passa le immagini, si accarezza un gatto, sento che è morbido, fa miau, ok? Si muove, vediamo che c'è una cosa. Però cos'è che ci fa dire che è bello? Io non ho mai sentito dire a una persona quando gli chiedo ma com'è quella cosa? Ma è bella, sì, bella. Se è una cosa bella mi dice ma sai che è proprio una cosa bella, cioè wow, è meraviglioso. C'è qualcosa in più, non ci sono solo i sensi. C'è anche l'emozione, c'è anche qualcosa che dopo i sensi viene immagazzinato, registrato e fa partire qualcosa in più, qualcosa che ci fa emozionare, appunto, che ci fa, come dicono i fisiologi, battere un po' più
forte il cuore, fa collegare meglio i neuroni, aumenta la pressione sanguigna, sono tutte cose molto tecniche che però non sono sufficienti secondo me ancora. C'è qualcosa che ci si accende dentro che ci fa capire che ci stiamo connettendo a qualcosa di più alto. Come quando una cosa è brutta, ci vogliamo allontanare, almeno penso che sia così, perché c'è almeno quando capita di una cosa brutta, via. Una cosa bella comunque ci fa dire, ma ne vorrei prendere un pezzettino, vorrei avvicinarmi, vorrei anche solo assomigliare un po' a questa cosa, oppure entrarci dentro, un bel paesaggio naturale, a me è capitato con l'oceano, e di sentire proprio queste onde, di percepire il profumo dell'oceano, ero agli europei a Funchal, bel posto veramente, ci tornerò. E in quel momento ho detto, ma se io prendessi un po' di questa forza di questo oceano, è qualcosa che mi ha ispirato, secondo me la bellezza ispira. E quindi dallo psicologico passiamo secondo me a qualcosa di altro, che la psicologia di per sé può provare a dare una mano a capire, ma non è tutto. Io riallacciandomi al concetto che hai detto di aver conosciuto le tue avversarie come amiche, non più come avversarie, io per un periodo ho fatto allenatore pallanuoto, quando la mia squadra perdeva, subito alla fine della partita mi andavo a parlare con l'allenatore dell'altra squadra che mi guardava abbastanza inorridito, ma lui era stato più bravo, poi i ragazzi poi in allenamento li avrei cagnati per... quello sono tutti retroscena, che se non ci fossero sarebbe... però era bello andare a stringere la mano al tecnico avversario che era stato più bravo, niente da dire. Io lascerei la parola a voi, abbiamo ancora un buon quarto d'ora, 20 minuti, è una grande occasione poter dialogare con Cecilia, quindi aspettiamo qualche vostro contributo per qualche domanda da porre a Cecilia. Ovviamente non fate i timidi, se non ci sono domande ne faccio io. Esatto, quindi mi conviene farla voi. Sì, perché le mie sono domande difficili. Ecco, prego. Buongiorno. Intanto, complimenti. Lei ha il nome Cecilia di una mia figlia, quindi mi è già caro. Io sto facendo un lavoro sulla bellezza. Il lavoro che andrà in teatro, che è stato commissionato da Parma, per il progetto Leggere per Ballare, che parte da un testo letto o registrato e arriva alla coreografia. Quindi vari sono i quadri che presentiamo, il coreografo è il coreografo di arte e balletto di Leggere, e uno dei quadri che ho scelto è preso, questo lavoro è rivolto ai bambini delle scuole delle. Uno dei quadri che ho scelto è preso da un testo che ha un titolo per me molto difficile e non vorrei metterla in difficoltà, però mi scuso già più d'ora. Il titolo è La voce dei colori e racconta questa bambina che progressivamente perde la vista e però sente, come lei ha detto, lei ha sentito la voce dell'oceano, ma sente e vede anche, sente anche la voce del colore. Ecco, è possibile questo? Allora, ecco, mi sono dimenticata di dire una cosa, io sono non vedente dalla nascita, quindi per me i colori non sono colori in quanto tali, ma sono concetti. Io ho il concetto del blu, il concetto del rosso, ma se io li nomino nella mia testa non si accende un bel niente di blu, un bel niente di rosso, un bel niente di verde. Si accende che io da piccolina ho imparato ad associarli a delle note musicali, a dei tessuti. Per me il rosso è tipo vellutato, tipo i mantelli porpora, rosso, cose lì. Il blu è quasi l'acqua, il verde è un prato, il giallo è il calore del sole, il rosa... non so, in questo momento non lo so, le rose, l'arancia è l'arancia, però io non ho i colori. Effettivamente ho qualcosa.
qualcosa che dagli altri sensi mi può collegare all'idea del colore, ma io potrei essere vestita di qualsiasi, potrebbe essere anche viola, questo, ma hanno detto che non lo è, mi fido. Quindi sì, mi auguro che il colore abbia una voce.